Una storia di ordinaria follia, quella che ha visto protagonista la consigliera comunale di Pulsano e delegata all'ecologia Anna Salamida, aggredita lo scorso 24 agosto da alcune persone che aveva rimproverato per aver gettato rifiuti per strada. La stessa consigliera aveva difeso nell'occasione un operatore ecologico. Una vicenda che ha raccolto la solidarietà unanime di numerosi esponenti politici che hanno fortemente stigmatizzato il gesto. Questa mattina ai microfoni di Cosmopolis la stessa Anna Salamida. Buongiorno consigliera e benvenuta. Vuole raccontarci ciò che è avvenuto? Allora, l'altra mattina mi avviavo verso casa di mia madre all'altezza del semaforo di via Umberto, ho riscontrato della spazzatura che volava per la carreggiata e nello stesso tempo ho visto che c'era un operatore che stava cambiando dei pezzi a tagliaerba e mi sono permessa di chiedergli di intervenire nella raccolta di questa spazzatura sparsa, così che tra il vento e le automobili rischiava di sparpagliarsi in maniera ancora più evidente. E l'operatore si è reso immediatamente disponibile, io ho fatto il giro dell'isolato per parcheggiare l'auto. Al ritorno ho trovato l'operatore che veniva aggredito da un energumeno che gli urlava addosso e sembrava quasi stesse facendo anche violenza fisica. Nell'avvicinarmi mi sono classificata nel mio ruolo come consigliere con delega all'ambiente, da lì è scoppiato il finimondo, insulti verbali, minacce di aggressioni fisiche, minacce di chiamare la moglie che mi avrebbe picchiata, e così è stato, perché addirittura. Poi la signora che è titolare del centro estetico che insiste su questa via è uscita dalla sua attività, ha attraversato, mi ha minacciato sempre verbalmente, insultato, mi ha cominciato a dare degli spintoni con le spalle dicendo che tanto non mi toccava, e nel momento in cui si sono resi conto che avevo chiamato i vigili urbani e avevo avviato un video che non aveva lo scopo della pubblicazione ma solo lo scopo di una mia tutela, perché stavo registrando gli insulti e le minacce che mi stavano urlando addosso, mi hanno praticamente strappato dalle mani il cellulare e lo hanno trattenuto nella loro attività per quasi 15 minuti, quindi io sono rimasta isolata, non potevo chiamare i carabinieri, non potevo chiamare nessuno, insomma. E intanto l'uomo continuava a insultare e ripetutamente ha svuotato il contenitore che l'operatore molto perfettamente cercava di riempire con tutti i rifiuti che poi abbiamo scoperto che aveva lanciato lui per strada per attirare l'attenzione, perché voleva parlare con i dirigenti dell'azienda della spazzatura. E so che sembra una cosa, un racconto inventato, ma è tutta realtà. Un episodio grave questo, consigliera, che confermerebbe, secondo alcuni esponenti politici, le difficoltà che ogni giorno gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare. Io in questi pochi mesi dall'inizio della mia attività politica mi sono ahimè scontrata diverse volte con persone che al momento in cui notano di aver fatto un errore del conferimento o di aver sbagliato alcune cose, di non poter continuare nelle loro cattive abitudini, reagiscono in maniera violenta, ma non mi era mai capitato un atto così, così grave. Si fermava lì un po' all'alzata di voce, alla perdita di pazienza, ma non pensavo mai di arrivare fino a questo punto, sinceramente. Certo. Non sono stata colta alla sprovvista. Ha raccolto solidarietà bipartisan, ma non sono mancate le critiche dal PD di Pulsano, ad esempio, che sebbene abbia condannato i fatti che l'hanno vista coinvolta, ha respinto, leggo testualmente, l'inopportuna insinuazione nel voler addossare l'accaduto all'opposizione. Vuole chiarire? Certamente, io non ho addosso tutta la responsabilità dell'accaduto all'opposizione, perché queste due persone hanno volontariamente aggredito, insultato, messo in atto questa violenza. Però non dobbiamo nascondere che dall'inizio di questa amministrazione l'opposizione ha sempre aizzato e fomentato alcuni cittadini contro l'amministrazione, non si sono mai posti in maniera collaborativa sia all'esterno che all'interno dell'amministrazione, anche nei consigli comunali non ci sono mai proposte costruttive che noi molto volentieri accoglieremo e porteremo avanti, ma sempre
interrogazioni, emozioni, sempre sottolineature di quanto siamo incapaci, poco adeguati. Questo clima fomenta poi negli animi di persone che non hanno idea di come funzioni un'amministrazione comunale questi atteggiamenti poi di scontro e di violenza. Certo. Con il sindaco Pietro D'Alfonso state predisponendo interventi per potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti e combattere i comportamenti incivili. Certamente, noi abbiamo avuto un cambio di azienda contestualmente alla nostra elezione, quindi ci siamo trovati con un capitolato tecnico scelto e deciso da altri, ma non le nascondo che però i nuovi dirigenti delle aziende SEA e Alma che hanno vinto l'appalto e quindi che si stanno occupando del nuovo servizio sono persone estremamente collaborative e fattive. Già i risultati si vedono anche se non abbiamo potuto programmare le attività per la stagione estiva. Come lei ben sa, noi passiamo durante la stagione estiva da una popolazione effettiva di 10.000 abitanti ad una di 60.000, quindi la raccolta della spazzatura diventa esponenzialmente maggiore rispetto ai periodi invernali. Naturalmente l'anno prossimo con la programmazione sarà tutto più fluido, tutto più sotto controllo. La start-up sta terminando, quindi abbiamo già iniziato con la distribuzione dei sacchetti, apriremo un nuovo CCR verso la zona marina e il servizio sarà potenziato in tutti i suoi punti, come il capitolato tecnico dice. Ieri c'è stato proprio un incontro con tutti i sindaci per capire come aiutarci tra di noi. Il problema è che c'è bisogno di una quantità di finanziamenti elevata e il finanziamento di 2 milioni di euro ultimo della regione è veramente ridicolo, nel senso che hanno potuto accedere solo i primi 20 comuni e gli altri sono rimasti lì a guardare. Io spero che il governatore regionale, sapendo quanto grave sia il problema, Certo. finanzi anche gli altri che hanno fatto richiesta. Un'ultima domanda, consigliera, tornando indietro, rifarebbe la stessa cosa? Certamente, rifarei la stessa cosa e continuo ancora ad andare in giro per strada per cercare di spiegare ai miei concittadini come devono raccogliere e soprattutto ad aiutare gli operatori ecologici che a Pulsano sono stati sempre additati e visti come coloro che facevano andare male il servizio quando invece sono persone volenterose che stanno collaborando con me e con i nuovi dirigenti delle aziende e stanno lavorando in questo periodo con turni abbastanza pesanti senza pretendere nulla di più che il loro stipendio. La ringraziamo, consigliera, della disponibilità e le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie e buon lavoro anche a voi.